Grazie Presidente. A parte il fatto che il parere contrario rispetto alle premesse, nel senso togliere, in tal senso si stigmatizza l'iter procedurale fin qui seguito, già pone alcuni quesiti in merito a quello che è l'operato del governo. Comunque volevo informare la Presidenza che ritiro l'ordine del giorno. Ritiro l'ordine del giorno. Lo ritira, Lo va ritiro. bene. 20 Colonnese, parere contrario. Prego, Colonnese. Grazie Presidente. Io lo voglio porre in votazione e voglio illustrarlo. Voglio illustrare l'impegno che abbiamo chiesto al Governo, che è a valutare gli effetti applicatori dell'accordo al fine di adottare nelle opportune sedi le iniziative di competenza per modificare l'accordo, con particolare riferimento alla congruità del termine di trasferimento dei contributi ex ante corrispondenti a ciascun anno, fissato al 30 giugno dello stesso anno. Ritengo che almeno una votazione favorevole di un ordine del giorno ripristini un po' di correttezza, almeno vi riuscirà a far dormire un po' stanotte, visto quello che avete combinato in queste poche ore. Grazie. Grazie. 20 Colonnese, dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 53 favorevoli, 223 contrari, la Camera respinge. 21 Mantero, favorevole con riformulazione. Mantero, prego. Ci dica se accetta la riformulazione. Ci ho pensato bene, ma non accetto alla fine. Quest'ordine del giorno è molto semplice, impegna il Governo a relazionare in merito all'applicazione dell'accordo conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione Europea. Ora sappiamo che gli ordini del giorno hanno già un valore praticamente nullo, se ancora ci aggiungiamo che il Governo deve valutare l'opportunità di relazionare, il valore già basso dell'ordine del giorno praticamente si riduce sotto zero. In realtà però questo ordine del giorno ha un valore notevole, cioè quello di farvi stare un minuto ancora dentro quest'Aula. Questo è un impegno.